Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Allora, sono qui in bagno che mi sto per preparare perché stiamo per uscire. Sofia è con il suo papà e quando è con Giordano, mi dilungo quel poco in più al bagno per fare anche una skincare. Invece, tante volte quando ho Sofia io e non c'è Giordano e magari lei sta buona, passo direttamente al trucco, poi una crema idratante al volo. Trascuro tantissimo la skincare, però quando posso che c'è Giordano a casa ne approfitto sempre perché la mia pelle ringrazia puntualmente e colgo l'occasione per farvi conoscere due prodottini. Come voi ben sapete che io collaboro con l'azienda IMIM è già da un bel po', infatti ho tutta la loro skincare, diciamo, e che utilizzo e sto amando tutti i giorni perché uso soltanto questi e infatti ho due ripiani soltanto delle loro cose che utilizzo giornalmente, cioè questa roba qua. E mi è arrivato un nuovo kit che ovviamente non ho mai provato, cioè arriva in questa scatolina e i prodottini sono questi due qua. Praticamente si tratta di una crema corpo sbiancante e una crema viso sbiancante. E questa è la crema sbiancante che contiene una varietà di estratti vegetali che aiutano a rimuovere varie macchie come quelle solari, melasma, iperpigmentazioni, cicatrici e migliorare il tono della pelle non uniforme. Inoltre, gli ingredienti idratanti e lenitivi aggiunti aiutano a nutrire la pelle lasciandola liscia e morbida e senza secchezza e infatti la rende proprio bella corposa. Io ora me la metto, eccola qua. Tanto c'è Sofia che sta facendo i capricci con il papà. Ok. Ovviamente non appiccica e ha un assorbimento bello rapido. Cosa importantissima, soprattutto se si va di fretta. Ok. Se vedete un cambio di luce è perché mi ha abbandonato il faretto. Comunque non è tanto che lo sto utilizzando perché mi è arrivata comunque da poco, ma posso dire da queste poche applicazioni che lo si nota che si sta usando un qualche cosa, perché io qui ho tutte macchiettine, tutti i puntini da macchie solari che oramai mi porto da anni. Posso dire che applicandola, non dico che l'abbia fatta sparire perché ripeto è da poco, però l'ha attenuate, cioè si sono leggermente schiarite, non eliminate. Però si sa come tutte le cose, più le si usano tutti i giorni, quotidianamente, più i miglioramenti si vedranno. E comunque questa azienda per me è una garanzia perché tutto quello che dice poi promette, perché ripeto io li sto usando sempre i loro prodotti. Comunque poi vi saprò dire anche più in là se effettivamente mi ha levato tutte queste macchiette. Poi qui abbiamo anche la crema corpo, che sono 50 ml, questo è in vetro, poi con questo suo tappino sempre molto carino. Io questo lo utilizzo soltanto sul punto che voglio schiarire, poi voi siete liberi anche di utilizzarlo per tutto il corpo, però io lo sto utilizzando soprattutto su quella riga bruttissima che mi è rimasta dalla gravidanza nella pancia, proprio dritta per dritto. Vi faccio vedere la consistenza, questa è molto più liquidina, eccola qua, e io sto facendo di questo mattina e sera. La metto proprio dritta per dritta in questa riga e massaggio fino al suo assorbimento. Vedete che la crema di per sé già è sbiancante, cioè guardate la differenza, rende comunque la pelle bella luminosa e soprattutto anche idratata. E io la sto mettendo in questo punto qui per levare questa riga che mi è rimasta nella gravidanza. Questo è il kit sbiancante, crema viso e crema corpo. Io come sempre vi lascio il link qua sotto nell'info box, anche in codice sconto. Comunque ragazzi, tutta questa roba è proprio low cost, vi invito ad andare a vedere, a leggervi per bene le loro proprietà. Io ve li consiglio, vi ho sempre consigliato tutti i loro prodotti perché mi ci trovo bene. A prescindere dalla collaborazione, io li utilizzo nel quotidiano, infatti questa qui è la crema viso che, raga, me la sono fatta fuori, me ne è rimasto proprio poco 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 per un'applicazione. Poi ne ho un'altra, questa è la bava di lumaca, che è stata l'ultima che poi mi hanno inviato, vedete, bella scavata. E adesso sono contenta di avere anche questa qui sbiancante. Proprio per farvi capire che io adoro questi prodotti, fidatevi, perciò stare cercando delle creme che siano sbiancanti, che siano antirughe, andate a fare un giro nella loro pagina, io vi lascio tutto qua sotto. Ringrazio ancora l'azienda per la fiducia, per farmi provare i loro nuovi prodotti. Vi
Non mi pagano per dire ciò, mi inviano soltanto la roba da provare e poi dopo io ve ne parlo e basta. E adesso comunque continuo a prepararmi e poi usciamo. Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Allora, siamo qua che stiamo per uscire e stiamo per mettere questo riduttore. Vediamo come ci calza. Questo qui è un peccato perché è veramente molto bello, però ecco, ora ve lo faccio vedere meglio che l'ultima volta non l'avete visto. Vedete quanto è fondo? La testa di Sofia proprio ci passa Stava lì qua dentro. dentro praticamente. Devi fare così e trovare la testa di Sofia. E lei puntualmente piangeva. Questo Adesso che non mi ha detto. vediamo. Ora Giordano litiga con. Giornata poi ideale per fare questi generi di lavori, diciamo. Giornata abbastanza azzeccata. Adoro fare questi lavori al sole. È proprio Con la macchina calda. una mia grandissima passione, diciamo. Oh, guarda, vedi, già si vede che è molto Dici, eh? professionale, certo. Questo Vai. qui si allaccia, mi No, auguro. mettici i cosi intanto. Gommoncini. Nel frattempo qui c'è Sofia che proprio se la dorme beatamente. Oggi gli diamo di pantaloncino e magliettina a maniche corte. Adesso ci sarà la prova. E mentre Giordano cerca di capire come funzionano le cinte del seggiolino, Al sole. io sto schiattando di caldo. No, siamo all'ombra, però vorrei camminare e prendere un po' d'aria. È vera mamma? Sì. Povera bambina. Povera bambina. Ma che gli stiamo facendo? Guarda, Vabbè, qui. comunque molto meglio. Amore. Molto, ma molto meglio. Allora, la Sei creatura sicuro? io la voglio tenere su, però. Ok? Eh no, Mo questa le devi stringiamo un stringere. pochettino questi. Comunque Giordano ha capito, raga, ha capito come si fa. Sì, c'è un bottone qua che si spinge, che è inguattatissimo, e la cinta si tira. Ok. Però la posizione è sempre innaturale. Infatti fa Perché schifo. non è una posizione naturale questa, ragazzi. Vabbè, tanto tocca fare soltanto dei giri e basta. Sì. Vai. Qui non c'è scritto niente, boh, vabbè. Amore di mamma. Ed ecco qua Sofia. Comunque non mi convince nemmeno questo. Ma perché? Sicuramente ha fatto male proprio il nostro vetto. Perché c'ha questi qui che sono veramente molto stretti. Che senza niente comunque la bambina ci sciacqua. Però se ci metti un riduttore, lo sta così. Boh, vabbè. Olè. Dai papà, su, che cosa stiamo a nervosì? Dai. No, mamma, che c'hai? Lo vedi io nervoso. Allora, siamo venuti qua da Risparmio Casa perché voglio comprarmi un nuovo mocio, visto che Giordano ha usato il mio, quello di casa, tanto pulito e tanto carino, fuori al balcone e l'ha fatto diventare una chiavica. Ma non è casa nuova qua. Risparmio Casa? Ah sì, giusto, giusto, Risparmio Casa. Eh sì. Ok, Ok, si chiama possiamo? la macchina e andiamo. Oh, io l'ho sistemato leggermente meglio questa cosa, eh. Comunque, vabbè, si è addormentata, è finito. Il pianto è finito. Ha finito con un ciuccetto in bocca. Abbiamo fatto un po' dei danni. Un pochettino, sì. Già. Che Ho comprato questi affari qui. non valgono niente proprio per quest'estate, dai. Fino Dai, a oh, settembre-ottobre ce la famo, mo? per fare una pizzata, una cosa, no? Pure un semplice caffè. Con il fatto che Giordano ha pulito il balcone e ci stiamo uscendo, gli vogliamo dare una mezza sistemata, anche se dove andranno quelli, Giordano un indomani vuole fare proprio il muro, il muretto. Però Beh, adesso, comunque non è che ne ho prese 100 metri, però un pezzetto. adesso, giusto per abbellire, giusto per passarci il tempo piacevole, o per limitare anche la polverina, È giusto? quello più che Qui c'è la altro. signorina che comincia a piangere perché ha fame, ma io mi sono portata il tiralatte, quello lì elettrico. Raga, l'ho provato, una bomba. Attenta, mo. Ma mi ha estratto tantissimo latte, che questo mi fa capire che l'altro tiralatte estrae molto meno. Perché, raga, veramente. 120? Sì, su una 100 e passa, e calcolate che Sofia già si era anche attaccata. Io ho voluto giusto provare per vedere se andava bene la coppa, perché so che ci sono anche degli adattatori. Io per vedere se andava bene ho provato, raga, mi ha succhiato 120, 100, e Sofia se li è bevuti tutti.
Oltre dopo un'ora e mezza ci siamo e dopo un'ora e mezza ovviamente ha voluto anche rimangiare per addormentarsi. Vabbè, adesso me lo tiro qui in macchina e poi glielo do direttamente col biberon. Si è aperto un sapone, si è aperto il sapone qui il sapone? Sì, perfetto. Io sono qua che mi sto tirando il latte, veramente molto comodo, mi ci sto trovando benissimo. Vabbè che l'ho tirato soltanto una volta, però proprio uno spettacolo. Quello che ho a casa sento che tira molto di più, ma ne esce di meno. Questo è un massaggio continuo, non fa per niente male e ne esce di più. Sarà che prende tutto il seno e fa un bel massaggio, sì. Sono contenta. Quando gli acquisti sono validi, sono contenta. Ho speso il doppio perché anche quello che abbiamo a casa è costato, anche questo non è che ce l'abbiano regalato, però pazienza, se devo allattare devo trovare un modo per trovarmi anche comoda mentre siamo in giro e non con quel coso che lo devo tenere in mano, che è un casino. Invece questo comunque è sotto la maglietta, nessuno vede niente e via. Noi ci siamo fermati in questo ristorantino a mangiarci un pezzo di pizza. Ovviamente Sofia in braccio a me. Lì c'è il boss, c'è il papà. C'è fame? Sì, già da un'ora c'ho fame. Restiamo con Brodino a pranzo, quindi la fame sale. Ovvio. Buon appetito. Buonanotte a te. E dopo aver mangiato ci facciamo una bella passeggiatina e poi Giordano questa sera mi abbandonerà. Certo. Se ne andrà a pesca. Con il suocero. E io rimarrò sola con Sofia. Carinelle, raga, carinelle. Però non dice che ieri sera ha mangiato il pesce arrosto. Che c'entra? Che oggi a pranzo ha mangiato la minestra. Beh. Che c'avevamo un'altra orata di un chilo nel surgelatore. Non lo dice questo. Vabbè. Vabbè, basta, però, mi voglio diventare encefalo io. Sì, però se non dici mai che io non più mai niente, sembra che io non so buono a pescare, capito? Ma se abbiamo fatto la minestra è grazie a mio papà che te l'ha dati. Dettagli. Dettagli. Qua c'è la piccolina, con gli occhi, regà, grossi così. Giriamo qua. Giriamo qua. Perché? Qui è il vicolo cieco. Ah, andiamo. Siamo rientrati a casa, io mi sono subito struccata, messa bella che comoda. Qui abbiamo Giordano con un pappagallo e un pacchetto che noi abbiamo scartato il cartone perché pensavamo che era un qualcosa che avevamo ordinato noi. Poi abbiamo visto il pacco all'interno che è un regalo, ci siamo fermati perché sicuramente sarà stata qualche chicchierina di voi aver fatto questo pensierino sicuramente a Sofia, e l'apriamo insieme. E qui c'è sta anche Aaron. Vieni Aaron. Sofia sta dormendo di là. Ok. Allora, vai. Allora, dobbiamo ringraziare anzitutto. A chi ringraziamo? Marisa Alfonsi. Vabbè, intanto ti ringraziamo a prescindere. E ti diamo un bacione. Sì. Allora, apriamo questo pacchettino. Vai. Cosa abbiamo qui? C'è un... Cos'è? Tu lo sai meglio di me perché tu sicuramente hai messo nella lista. È un... È per fargli fare... È per fargli fare... Vai, amo. Il Tummy Time. Bravissimo. Che bello. No, Aaron. Questo pure Aaron. Aaron non gli piace. Ringraziamo tantissimo Marisa Alfonsi. Veramente molto carina. Bel pensiero. Sì, sì. E questa cosa, sai che mi fa capire? Che sta crescendo. Che sì. Sta crescendo. Questi perché... già sono giochi un po' più da bambini sì, giocosi. Sempre per fargli fare le cose motorie. Per fargli soprattutto sviluppare. Non so se è l'ossicino. Che è qua dietro? Sì, per fargli sviluppare. È muscoli no. Del collo. Sì. E praticamente tu metti il bambino qui con la pancia. Qui poi dovrebbe alzare. Uh-huh. E con questo qui dovrebbe essere attratto e fare proprio il movimento della perché testa. Perché sono tanti colori, pupazzetti, simpatici. Sì. Penso che per quando è piccolina, che sono più tendenti a bianco e nero. Sì. E dopo successivamente colorati. Veramente molto carina, grazie mille, un bacione. Mua. Grazie, grazie. Regaletto molto apprezzato. Siamo sempre regaletti. Perché io comunque sia gli sto facendo fare proprio tutti questi giochini a Sofia.
E ovviamente queste qui non le avevo. Carino, eh? Bello, carinissimo. Mi piace. Stesso colore tuo, eh? Grazie mille ancora. Mua, un bacione. Su. E poi comunque sia, quando ce la metterò, ovviamente la riprenderò. Certo. Adesso sta dormendo e ovviamente non posso. E comunque sia, trovo anche difficoltà a fargli fare tutti questi giochi, perché dovrà nel momento in cui non rigurgita, perché o mangia. E quando mangia, da che mangia? Fino alle 3 ore? Successive devo stare attenta a come la giri, a come la metti, che rigurgita. Ogni tanto sta a fare sputini, però sì, non è che sì, sta a fare no. Ultimamente, ragazzi, sta anche diminuendo il rigurgito. Speriamo che comunque era una cosa fisiologica e non qualcosa di disturbo. Niente, ragazzi, io concludo qua questo video. Giordano, non so stasera se vuole fare una clip. Citofono. E in diretta è arrivato un altro pacchettino. Ovviamente non lo aspettavamo. Vediamo di cosa si tratta, visto che stiamo facendo il vlog. Allora, strappo tutto, dici. Strappo tutto quando ti riesco. Ah, ed ecco qui, ho capito cos'è. Questo qui che l'ha fatto come regaletto il nonno, cioè mio papà, a Sofia. Visto che a Sofia gli stanno piacendo tutti i rumori bianchi, ogni tanto la tranquillizzano, gli metto il telefonino. Però mettendogli il telefonino ovviamente rimanevo come una broccola, perché non la potevo controllare. Dovevo comunque stare vicino a lei, con il fatto con la videocamera proprio abbinata al telefono. Perciò il nonno ha pensato bene di fargli questo pensierino, che ovviamente stava messo nella lista. Ecco perché dico che la lista nascita non è fatta soltanto per voi, ma anche per i miei familiari, perché io lì accumulo tutte cose che mi piacerebbe acquistare o che mi vogliono regalare. Che bello, questo qui ne ho sentito parlare benissimo, ha tante recensioni buone e soprattutto, è il più venduto su Amazon. Oh, bello pesante, ma ti faccio vedere quanto è bello mo. Io non ho visto mai. Allora, eccolo qui. Tipo Alexa. A questo sì, questo accetto. Vabbè, ha il suo cavo. E poi Giordano che adesso ci metterà questo coso. Oh, allora, accendiamo. E anche la luce. Senti. Il mare. Questo è il mare. Bello, questo pure io. Guarda, la luce cambia. Ora. Non so come. Però questa lucina poi. Lui è curioso, ma c'ha paura. Me lo devo studiare, ragazzi, perché non lo so come funziona. Ah, ok, ok, niente, ho bloccato tutto io. Qui c'è il blocco tasti, io subito pensavo che era quello per accendere, e infatti tutti i tasti che poi toccavo non facevano. No. Allora, rifacciamo. Questo a cosa serve? Cambia rumore. Non so, questo rumore poi. Ah, fa così. Ok, poi queste sono suoneria allora, questo qui. Il vento, il mare, l'acqua. Carion. Che dolce. Carino. Poi? Senti che bei rumori. Queste sono le cose, c'è un nome particolare, questi strumenti. Poi? Come li facciamo noi? No, vabbè, bellissimo. Poi? Adesso mettiamo la notte. Il phon, il famoso phon, o aspirapolvere, questo è quello che adora. Poi sentite il cuoricino. Ah, questo è l'eco Doppler. Questo no, questo richiama proprio il dentro dell'utero, quando lei era nell'utero. Ah, giusto. Senti, bellissimo. Poi persone che parlano, caciara, visto che lei gli piace. Ristorante. Poi questo se lo mettiamo noi quando fanno le serate romantiche, fanno le cenette romantiche. Vado, finito. Ok, e ricominciano. Perciò poi qui abbiamo, che è questo qui secondo te? Vediamo un po'. Ventilatore. Questo
sempre lo stesso. No, non capisco. È il primo suono. E poi qui abbiamo un timer, amore. Ah, ok, vedi? Ha anche un timer con 30, 60 e 90, così poi si spegne da solo. Si spegne, non sai tutta la notte correndo. Infatti. E poi allora abbiamo questi. Volume. Questo che era? Questo spingimento. Sarà questo è il volume. Questa è la luce che spegne. E questa è la luce che prima. Sì, non sono riuscita a farmi vedere. Ah, cambia colore. Vabbè, comunque. Carino proprio. Senti quanto è bello compatto. Sì. Chissà se può pure riprodurre roba. Bellissimi regali, sì, grazie nonno. Anche al nonno, così Sofia si fa bei sonnellini e io non sono costretta a mettere il telefono e ovviamente a non utilizzarlo più. E nulla, io concludo qua questo video, ci vediamo al prossimo, sicuramente Giordano dopo farà qualche clip mentre starà a pesca, però a me vedete adesso e mi vedete al prossimo video. Ciao ragazzi. Speriamo. Ciao. Ciao a tutti amici, stasera sono venuto, mi vedete attrezzato da pesca, che sono sulla barca. Sono venuto a prendere l'esca e l'attrezzatura, che avevo un coppo, una cosa qua, e stasera proveremo a insidiare delle orate e delle sarpe. Quindi mi sono attrezzato con, l'altro giorno ho comprato su internet, mi sa che ve l'ha detto anche Sami, la rete, quindi questa rete qui, con le cozze che ho fatto l'altro giorno come esca. Pescherò con delle cozze sane, intere. E da anni faccio questa pesca che mi appassiona tantissimo, proprio perché c'è tutto il rituale che la cozza viene innescata sana, quindi c'è tutta una preparazione particolare per innescare la cozza sana. Dopodiché è molto selettiva questa pesca perché le orate sono dei pesci formidabili, ragazzi, avendo delle placche sul palato riescono a distruggere il carapace molto duro della cozza e a mangiare la polpa che c'è all'interno, e quindi questo fa sì che tutti gli altri pescettini, tutti i disturbatori, diciamo, non mangiano. Quindi di conseguenza si vedono poche mangiate, ma quando si vede la mangiata si prende del pesce molto grande, sopra ai 4 etti, cioè difficile. Cioè, l'ultima volta proprio ho preso una ratella piccola così, ma di solito i pesci che prendo sono da un chilo in su, fino ad arrivare anche, a volte può capitare di prendere orate importanti sopra ai 3 kg. Difficile, però può capitare. Vediamo, magari stasera serata buona, che ne sappiamo. Abbiamo già preso il caffè, sono venuto qui a prendere questa rubina e vediamo come procede la serata. A dopo. Allora amici, scusate, c'è un po' di buietto, però non ci possiamo fare niente, perché se giro la telecamera poi non si vediamo noi. E sono qui in compagnia di mio suocero, che già ha fatto due belle salpe. Buonasera. Salve ragazzi. E mentre io ho avuto una bella mangiata, anzi un paio di belle mangiate, però non ce l'ho trovata, quindi probabilmente non lo so, vediamo come prosegue. Io sono ancora speranzoso di incocciare l'orata della vita. Vabbè Gelù, ci vediamo dopo allora con l'orata della vita. Ok, a dopo. Allora amici, questo è il mitico posto dove vengo sempre io, tutte le barche, sapete quanto amo questo posto. La sera poi c'è tutta un'atmosfera molto tranquilla, rilassante. Siamo qui, abbiamo preso qualche pescetto. Vi faccio vedere con la luce perché almeno si vede un po' meglio, ok. Abbiamo preso insomma dei pesci abbastanza, no? Questo è grosso, raga, non so se si nota. Sono belli pesci, insomma, sembrano piccolini, ma io porto un 42. Com'è andata, Gianlu? Bene, dai. Dai, poteva andare meglio, come sempre, però è stato un successo anche questa volta. Amici, dal posto di pesca vi saluto, che adesso chiudiamo le canne e ce ne andiamo, perché è quasi mezzanotte, ora di andare a casa e fare le ninne. Vi saluto, ciao.